Caro Fabio, buonasera e buonasera a tutti. Quest'oggi intendo trattare un argomento, credo di importanza primaria, da un punto di vista esoterico, conoscitivo e sapienziale, andando poi a, individuarne anche alcune, emanazioni o effetti nella vita comune, nella vita attuale. Quindi in quello che vediamo ora nella attualità. Quindi partiremo in questa puntata da lontanissimo e arriveremo a parlare della contemporaneità, di quello che sta accadendo oggi. Questa puntata è estremamente importante perché tratta una tematica che è molto spesso mal interpretata anche da esoteristi molto capaci e molto ferrati e assolutamente preparati. Questo perché dobbiamo addentrarci in una tematica che si perde nella notte dei tempi. Cerchiamo quindi di farlo insieme. Vi dico che questa puntata non sarà semplice né per me che vado ad esporla. Stante la difficoltà intrinseca dell'argomento, né probabilmente per la gran parte del pubblico che andrà ad ascoltarla. Andremo un po' alle origini del simbolismo, alle origini del cosmo, alle origini della vita umana e di come la vita umana è stata interpretata nei tempi più antichi e di come tuttora la vita umana si sviluppa, perché non ci dimentichiamo che anche se abbiamo dimenticato purtroppo la grandissima parte della conoscenza tradizionale, ciò non significa e non leva che il cosmo, l'universo, quello che c'è oltre l'universo, l'ultracosmico, siano comunque regolati da leggi e queste leggi continuano a funzionare. Queste leggi è come quando non conoscevamo la legge di gravità, non l'avevamo ancora compresa, ma ovviamente la gravità era presente e i suoi effetti erano ovviamente attivi, nonostante non l'avessimo ancora compresa a livello scientifico. Bene, c'è una conoscenza molto più elevata, molto più ampia, molto più profonda, che spiega il cosmo, spiega la vita sulla Terra, spiega il destino degli uomini. E questa conoscenza, purtroppo, in questa fase cosmica, in questo tempo cosmico, è stata per la gran parte dimenticata. E una delle ragioni proprio di questa trasmissione in generale è quella di far filtrare la luce della tradizione, quindi anche della conoscenza tradizionale. Andiamo con ordine. La trasmissione si chiama Saturno e il Demiurgo. Avremmo potuto forse intitolarla Il Sole Nero e il Demiurgo. Abbiamo parlato in puntate precedenti del Demiurgo come di una figura, considerate che apro e chiudo una parentesi, la mia divulgazione non va mai presa seccamente per singola puntata, va presa nel complesso. Le eventuali contraddizioni che potrebbero apparire tra una puntata e l'altra sono come puzzle o come parti di un mosaico che va visto nel suo insieme e sul quale bisogna riflettere. È necessaria sempre una mente attiva per superare anche le apparenti contraddizioni. Mi è stato detto che qualcuno dice sì, ma il nemico non ha perso. Ok, sì, ha perso, ma questo avvenimento si deve ancora manifestare su questo piano spazio-temporale. Ci sono infiniti piani, o perlomeno tantissimi. Il
il nemico ha perso la propria battaglia in maniera assolutamente netta. In un piano che ancora però non ha prodotto la sua manifestazione nel piano spazio-temporale nel quale viviamo e nel quale possiamo fare tutta una serie di cose per cercare di, per così dire, agevolare la manifestazione della luce, ecco, e quindi di un ritorno all'armonia cosmica, alla legge con la maiuscola, al Dharma, alla tradizione eterna. Chiuso parentesi. Cominciamo a entrare nel vivo della puntata. Quindi abbiamo parlato in alcune precedenti puntate, e ne parlo anche per chi non lo avesse letto, nel mio secondo libro che trovate autopubblicato solamente su Amazon. Il titolo è Aurum, la lampada della comprensione. Abbiamo parlato di un demiurgo in un certo senso malevolo, cattivo. Un demiurgo, cioè un creatore, del cosmo, un plasmatore del cosmo, che è energivoro e che è a capo di una serie di entità altrettanto energivore e parassitiche e che sfruttano l'essere umano perché l'essere umano dispone di un tipo di energia allogena rispetto a quella dell'universo intero, un'energia diversa, un'energia che viene dal mondo del Perona, quindi dal mondo superiore, dal mondo divino. C'è qualcosa nell'uomo che brilla e che è di una qualità diversa rispetto a tutto quello che si può trovare nel cosmo. In un certo senso l'uomo è una specialità assoluta nell'universo stesso, perché nell'uomo e solamente nell'uomo e nel lignaggio dell'uomo, che è il lignaggio degli dèi, è presente questa natura primordiale completamente, almeno in potenza, presente. Questa scintilla divina, o comunque questo tesoro nascosto, che viene proprio da un piano superiore rispetto a quello cosmico, che è il piano divino, il piano del pleroma, se vogliamo parlare con, o pleromatico, parlando con la terminologia dello gnosticismo storico. Quindi abbiamo visto una faccia del demiurgo, che è faccia malevola, è faccia stolta, è faccia energivora, è un volto cattivo che utilizza gli esseri umani come in un certo senso batterie, privandoli della grandissima parte della loro energia, come portandoli tramite l'inganno, la mistificazione, verso un allontanamento proprio dal loro tesoro nascosto. E in questo senso riesce a prendere il demiurgo e i suoi arconti, cioè i governatori, un po' i suoi scagnozzi, se vogliamo, in questa visione, a cui delega particolari momenti di gestione cosmica e di gestione dell'uomo. In ogni caso, riesce a prendere lo scarto di energia, cioè l'uomo che nasce potenzialmente con un 100% di energia disponibile che gli dovrebbe servire per fare la vita ordinaria, ma anche spontaneamente o quasi per poter sviluppare qualità superiori che gli consentono di tornare verso quel luogo divino dal quale proviene la sua
natura originaria. Ecco, questo allontanare l'uomo, spingerlo verso l'illusione, verso la degradazione, verso la perdita di dignità, crea uno scarto dove questa energia non viene utilizzata dall'uomo e viene invece vampirizzata, rubata, in maniera del tutto illegittima dalle entità parassitiche, poi c'è una gerarchia all'interno di queste entità nefaste, ma comunque dalle entità parassitiche, dagli arconti e da questo cattivo lemiurgo. In questo senso, per la visione gnostica, a ritmi regolari, il mondo pleromatico, il mondo superiore, il mondo divino, invia degli emissari, invia dei grandissimi maestri dell'umanità che ricordano all'uomo la sua natura divina e la possibilità, lavorando, rettificando, di poter tornare ad identificarsi con questa natura divina e quindi accedere nuovamente a quel mondo dello spirito, quel mondo divino che per natura gli apparterrebbe in potenza, ma va attualizzato, bisogna far crescere questo albero, altrimenti rimane un seme che poi muore, no? E nell'ognosticismo storico, per la gran parte, la figura che viene a portare un messaggio superiore rispetto a quello cosmico, di un messaggio di amore e di risveglio, prima di tutto, è proprio il Cristo. Il Cristo gnostico, il Cristo dell'interpretazione gnostica è profondamente differente rispetto al Cristo della versione, se vogliamo, così più istituzionale. Più conosciuta, se vogliamo, è quasi agli antipodi da molti punti di vista. E è venuto proprio in quanto emanazione di un eone, quindi di un'emanazione diretta nel mondo superiore, è venuto a portare un messaggio superiore, un messaggio di un mondo superiore, dove vigono le leggi dell'amore e della coscienza, e quindi è un messaggio di amore, di compassione, ma anche, forse prima di tutto, perché non si può comprendere l'amore se non si è svegli o si finisce preda di psichismi assolutamente molto più bassi del concetto di amore in quanto tale, e che quindi è diretta emanazione proprio del mondo divino. Quindi il Cristo gnostico è molto diverso dall'interpretazione delle istituzioni più conosciute, quindi la Chiesa cattolica, ma anche la Chiesa ortodossa, almeno nelle sue parti più note, più conosciute. E in generale è un Cristo che viene a risvegliare, viene a dire guardate che venite da un piano diverso e tutti avete la possibilità di tornare a questo piano. Ma se vi abbandonate in un certo senso alla materia, dimenticando la vostra natura originaria e perdendovi nell'illusione che vi propone il falso Dio, il Demiurgo, morirete, andrete nell'inferno, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi c'è una visione diversa rispetto a quella, diciamo, che vorrebbe il Cristo che muore sulla croce e potenzialmente salva tutti, che poi in realtà non è così nemmeno per i Vangeli canonici, perché poi sappiamo bene che Cristo non salva tutti, nemmeno per quelli, nel senso che ci sono coloro che andranno in paradiso, ci sono coloro che andranno negli inferni. O meglio, nell'inferno, nella visione del cristianesimo
anche più esterno, c'è una parola aramaica che indica proprio l'inferno, un luogo di fiamme, di dolore, e Cristo ne parla più volte, non è che si dimentica di dirlo, eh? E però dice coloro, no, che in un certo senso si risveglieranno, torneranno ad essere umani, no? E quindi consapevoli della propria divinità e consapevoli di questa divinità che è amore all'interno, no? Che è però un amore incondizionato, un amore che non oscilla continuamente. Ecco, costoro avranno le porte del regno dei cieli aperte, no? E poi vediamo nell'Apocalisse di Giovanni, sicuramente il più interessante, il Vangelo di Giovanni, rispetto agli altri che sono più probabilmente cronachistici o pseudo-cronachistici, perché poi per la verità sappiamo che i Vangeli sono per la gran parte interpolazioni, sono interpolati, significa che sono aggiunte di autori ad alcuni testi iniziali o testi principali. Questo sembra essere un dato di fatto anche della storiografia ufficiale. Ma in ogni caso nel Vangelo di Giovanni vediamo soprattutto nell'Apocalisse proprio questa divisione della pura dal grano. Ed è chiaro, è netto, viene detto a chiare lettere, questo anche per ricordare eventualmente ai cristiani che ascoltano che il cristianesimo non fosse altro per quello che sta scritto molto semplicemente nei Vangeli, non è quel buonismo passivo-aggressivo, ecco, che viene proposto oggi come strumento di controllo delle masse, come strumento per la verità, a parere mio, persino di perdizione dell'anima, soprattutto con un certo soggetto che attualmente ha il potere in Vaticano, mi sembra che la degenerazione e la degenerescenza dell'insegnamento cristiano stia raggiungendo il proprio momento peggiore, o forse ancora non il peggiore, ma sicuramente un momento bassissimo. E questo soggetto, che tra l'altro è un gesuita che si è voluto chiamare Francesco, e c'è un po' di differenza tra i gesuiti e i francescani, e ricordo che lui è un gesuita, peraltro anche con delle connotazioni poco chiare, era stato più volte segnalato, questi sono dati di fatto storici, come un soggetto vendicativo, molto, dal carattere molto aspro, molto proprio. È stato definito vendicativo dai suoi superiori gesuiti, i gesuiti sono una sorta di struttura militare o quasi da molti punti di vista, e i suoi superiori in America Latina non avevano alcuna buona considerazione di questo individuo, che veniva appunto definito come assetato di potere e come estremamente vendicativo. Diciamo, vizi che ad un cristiano non dovrebbero essere consentiti. E in effetti tutta l'opera di questo individuo, tra l'altro un gesuita non sarebbe mai dovuto diventare papa, perché i gesuiti furono sciolti per alcune loro pratiche errate, per una loro visione non corretta del messaggio cristiano. E quando furono ricostituiti, furono proprio ricostituiti con un accordo, cioè che un gesuita non sarebbe mai potuto diventare papa. E invece è successo. E i gesuiti sono i neri della Chiesa Cattolica, e abbiamo dunque quello che in alcune profezie viene chiamato il Papa Nero, no? Perché è un gesuita. E in effetti quella che per la Chiesa Cattolica un tempo era una lotta contro le deviazioni del mondo,
con questo individuo si è rigirata e è diventata un accarezzare dolcemente, in maniera ipocrita e assolutamente perniciosa, le degenerazioni del mondo. Ma perché la Chiesa Cattolica, probabilmente sin dalle sue origini, tra l'altro, non ha la Chiesa Cattolica Paolina, perlomeno, non ha molto a che vedere con Cristo, anzi direi molto poco. Negli ultimi tempi la discesa delle ottave è diventata così tanto evidente che il messaggio è diventato esattamente contrario a quello di Cristo. E ripeto, non c'è bisogno di fare grandi ricerche, basta leggere l'Apocalisse, quello che viene detto, e si possono capire molte cose. Il cristianesimo ufficiale sostiene di essere una derivazione o un miglioramento o un ampliamento della religione ebraica. Religione ebraica dove vi è un Dio sicuramente molto vicino a quello di altri popoli semitici della zona, della Palestina, di 2000 anni fa e anche di più, e che ha queste caratteristiche di demiurgiche, no? In questo caso, in un senso, forse il Dio degli ebrei, no? Perché non dobbiamo dimenticare che nella visione ebraica Dio è il Dio degli ebrei, non è il Dio di tutti, nella visione puramente ebraica. È un Dio geloso degli ebrei, è un Dio che fa un patto con un particolare popolo, non con tutti. Nella visione cristiana, sì, poi si dice che invece Cristo è venuto a completare, quindi a dire no, Dio si era sbagliato, non era solo per gli ebrei, ma adesso ha cambiato idea e è invece per tutti la rivelazione. Poi, se andiamo a vedere i Vangeli, li confrontiamo con l'Antico Testamento, beh, il messaggio è un po' diverso e forse l'Antico Testamento per la gran parte, perlomeno, sembra un insegnamento molto più basso rispetto ai picchi di insegnamento che ha toccato il Cristo. E non parliamo poi di quelli che secondo me sono i Vangeli più interessanti, oltre a quello di Giovanni, come ho detto, ci sono i Vangeli gnostici, ci sono i Vangeli apocrifi, tutti testi assolutamente degni di essere letti, ma che sono stati così cacciati dal corpus cristiano perché ritenuti per una serie di questioni impropri, falsi, gnostici, eretici, eccetera, eccetera. E qua vediamo versioni del Cristo molto diverse, molto più simili, se vogliamo, a quelle del Cristo di Giovanni, ma anche proprio diverse. E ricordo anche, però, che lo gnosticismo non si confonde integralmente con il cristianesimo gnostico. Ci sono dei testi gnostici che non portano avanti come emanazione di eoni superiori la figura del Cristo. Questo perché lo gnosticismo storico ha una ben determinata origine, e non coincide con la gnosi, cioè con la conoscenza integrale. È una forma molto magmatica, lo gnosticismo storico, molto eterodossa, che la tradizione ha preso in un certo tempo e in un certo luogo. Cioè parliamo del mondo mediterraneo, dei primi secoli dell'era definita cristiana. Quindi la differenza di messaggio tra l'Antico Testamento e il Nuovo Testamento, o meglio, tra la Torah e la Bibbia ebraica e l'insegnamento del Dio degli ebrei agli ebrei,
perché questo è il Dio degli ebrei. Il Dio degli ebrei parla agli ebrei, fa un patto con gli ebrei. Ha antipatia nei confronti di altri popoli, ha antipatia nei confronti di altre tradizioni, anche se sotterraneamente magari il popolo ebraico prendeva a piene mani dalle tradizioni, da alcune tradizioni diverse dalla propria, e dopo aver preso a piene mani magari le condannava, le considerava inferiori o comunque persino malefiche. Basti pensare ai babilonesi, per esempio, che avevano conoscenze molto più avanzate di quelle ebraiche da tutti i punti di vista. E gli ebrei presero a piene mani per poi, in un certo senso, condannare, no? Ma vale lo stesso per l'Egitto. Quindi c'è una differenza di messaggio. E il Dio ebraico, inteso in quanto tale, almeno nella sua, almeno con una visione diversa rispetto a quella del cristianesimo, dell'ebraismo ortodossi, è un dio demiurgico, nel senso negativo del termine, un dio possessivo, un dio geloso, è un dio che crea l'Eden ma ci infila il serpente. E allora avrebbero dovuto forse, in quanto onnisciente, sapeva già. Secondo questa visione veramente ridicola, già sapeva tutto quello che sarebbe successo, altrimenti non è onnisciente, ma queste sono delle banalità logiche quasi, più che altro. Dopo diverso se si vuole dare un'interpretazione simbolica, ma un'interpretazione quasi letteralistica vorrebbe che, quella più in voga, più comune, vorrebbe che Dio ha creato, no? L'uomo come momento fondamentale nel giardino dell'Eden, e poi c'era sto serpente, no? Che l'avrà messo Dio, perché se Dio ha creato tutto, ha creato pure il serpente, e ha creato questo albero, ha creato l'uomo un po' deficiente che va dietro così alla donna, no? L'uomo sempre un po' fesso che va dietro a Eva, che casca subito, no? In quanto donna. Casca subito nell'inganno, no? Di questo serpente, alla fine vengono cacciati a pedate nel di dietro dal paradiso. Allora tu dovrai partorire col dolore, tu dovrai sudare sette camicie per vivere, eccetera, eccetera. Beh, insomma, un dio un po' strano, visto che tutta questa storia se l'è fatta da solo, in quanto onnisciente e onnipotente. Quindi, e anche il libero arbitrio, smettiamola di interpretarlo in una maniera stolta. Il libero arbitrio, se nasce fuori del giardino dell'Eden, allora, non dentro il giardino dell'Eden. Anche perché il libero arbitrio non va esattamente d'accordo con un Dio onnipotente, immediatamente intersecante il piano nel quale opera, no? Ma questo è un discorso complicato. Vi invito comunque a rifletterci. Se un Dio onnipotente interseca e gestisce direttamente, immediatamente, il piano in cui opera, non può, non fosse altro in maniera omissiva, consentire certe cose. Diverso è un Dio che invece è così superiore, che non interviene direttamente, non interseca direttamente i piani di realtà, ma in un certo senso li trascende. Ecco. E quindi vediamo un Dio demiurgico, un Dio così, che vive anche delle conquiste, delle lotte del suo popolo, sanguinarie, vive anche delle invidie del suo popolo. Degli odi del suo popolo, li fomenta, addirittura li ordina, interviene in delle piccole guerre fratricide tra popoli semitici, indicandosi quale signore degli eserciti. Non si capisce bene questo Dio ebraico a cosa sia riferibile. Ma andando a scavare un po',
possiamo cercare di capirlo. Gli dei semitici, e non solo gli dei semitici, direi tutta la mitologia antica, che ne fosse consapevole o meno, è collegata con un pianeta. Ma questo pianeta non è quello che vediamo con il telescopio. I pianeti che noi vediamo con il telescopio sono, se vogliamo, delle manifestazioni nel piano materiale di forze planetarie che non sono esclusivamente materiali, ecco, sono delle forme anche coscienziali, se vogliamo, delle divinità. Questa è la ragione per cui noi moderni, diciamo gli antichi, ma guarda quanto erano scemi, no? Credevano che questo pianeta potesse fare queste cose in quanto Dio, no? E gli antichi riderebbero di noi, dicendo, caro moderno, lo sappiamo che sono composte anche di materia, tu li vedi meglio di noi con i telescopi, ma ciò non leva che questi pianeti muovono delle forze cosmiche, rappresentano delle forze cosmiche e anche delle forze, se vogliamo, divine, e quindi la tua visione è così tanto piccola da essere insignificante. Noi vediamo molto più di te perché siamo in grado di comprendere l'azione di questi di quello che tu chiami pianeti, no? Siamo in grado di comprenderne attraverso il mito, attraverso il simbolo, siamo in grado di comprenderne l'azione nella vita umana e nella vita del sistema solare. Quindi chi è più scemo tra noi due, forse sei te, caro moderno. Questo probabilmente è quello che ci direbbero i greci o popoli ancora più antichi. Quindi c'è un pianeta di riferimento di tutti questi, di tutte le divinità antiche e tendenzialmente anche delle loro forme moderne. Questo pianeta è Saturno. È innegabile che gli elementi saturnini, i simboli saturnini e i riferimenti a Saturno, ripeto, inteso non tanto come pianeta, ma come potenza cosmica, stiano dietro in qualche modo alla grande parte delle divinità semitiche e non solo del mondo antico, e quindi anche il Dio ebraico, così come molti dei babilonesi, il Dio supremo babilonese, così come gli dei dell'Arabia preislamica e probabilmente anche quelli dell'Arabia post-islamica, hanno collegamenti diretti con questo sole nero, con questo pianeta estremamente importante, estremamente potente, che è Saturno. E allora dobbiamo aprire un quadro che ritengo sia fondamentale davvero per la comprensione anche di quello che sta succedendo oggi. Un quadro proprio su Saturno. Vi metterò in descrizione del video un link ad un sito, Axis Mundi, che è veramente molto interessante. Un sito che presenta dell'analisi di natura esoterica e filosofica di moltissime questioni, secondo me, molto profonde. In alcuni casi sono più d'accordo e le sento veramente mie, in altri casi sono meno d'accordo, ma questo è normale per qualsiasi cosa. Ma nel complesso devo dire, è veramente un sito
dove si trova una conoscenza molto, molto profonda. E mi ha colpito leggere in maniera così chiara, così diretta, un insegnamento che io ho ricevuto tanto tempo fa, proprio sulla duplice faccia di Saturno, demiurgo cattivo e demiurgo buono, positivo e negativo, luce e dannazione, salvezza e dannazione, liberazione e catene. Ecco, Saturno. E vi invito a leggere questo articolo che, insieme ad altre numerose fonti e a insegnamenti che mi sono stati conferiti in forma orale, costituiscono la base un po' di questa puntata, almeno per quello che si può dire pubblicamente. Saturno è un dio, utilizziamo questo termine, perlomeno in senso mitico, in senso simbolico, non mi interessa che sia considerato tale in senso ovviamente religioso, qua non c'entra nulla la religione, un simbolo, ecco, che si spesso confonde in maniera apparentemente assurda, essendo per l'astronomia e per l'astrologia antiche il più lontano dei pianeti rispetto al Sole, ma comunque si confonde molto spesso con il Sole, o addirittura viene prima nella simbologia del Sole stesso. Cioè il Sole sarebbe solamente una rappresentazione immediata del tempo cronologico, proprio del tempo che scorre via attimo dopo attimo, mentre Saturno sarebbe in un certo senso il vero Sole, il Sole nascosto del nostro appunto sistema solare. E poi andremo ad approfondire con dovizia di particolare, anche con alcune ipotesi che possono sembrare magari campate in aria da un punto di vista astronomico. Ma qua non ci occupiamo di astronomia, qua ci occupiamo di simbolismo, di conoscenza tradizionale e dunque di qualcosa che tiene conto di aspetti molto più ampi della semplice manifestazione materiale di un pianeta. Quindi abbiamo detto che il dio ebraico quasi sicuramente è riferibile, da un punto di vista perlomeno simbolico, a Saturno. Dietro il dio ebraico si nasconde una, se vogliamo, mettiamola così, una emanazione di una forza saturnina, di una qualità saturnina. Ecco. Nel link che vi ho indicato in descrizione del video si può leggere che Robert Graves, nel suo libro La Dea Bianca, fa presente che, testualmente, Ninib, il Saturno Assiro, era il dio del sud e pertanto del sole meridiano, come pure del cuore dell'inverno, quando il sole raggiunge la posizione più meridionale e si ferma per un giorno, ovviamente parliamo del solstizio d'inverno. Il dio ebraico, invece, il fatto che il dio ebraico fosse apertamente identificato con Saturno Ninib a Betel prima della cattività di Israele è provato da Amos, dove si dice che l'immagine e la stella di Sikkut Kin, la stella Kin o Kion è con ogni probabilità proprio Saturno, sono state portate al santuario, che lo stesso si facesse a Gerusalemme prima della cattività di Giuda è provato dalla visione di Ezechiele, dove la sua immagine, l'idolo della gelosia, era stata eretta alla porta settentrionale del tempio affinché gli oranti si volgessero verso sud per adorarlo. Bisogna poi, continua l'autore, domandarsi come mai Dio si riposi nel settimo giorno, il giorno del Dio ebraico, ovviamente,
che è il giorno delle addomade che i babilonesi dedicavano a Saturno. Si riposa proprio perché la settima sfera, quella di Saturno, è la più lenta di tutte e governa la demiurgia quasi in qualità di motore immobile. Anche per quello che riguarda altre culture e visioni semitiche, c'è una connessione molto stretta con qualità di natura saturnina, con simboli di natura saturnina. Inutile dire che il primo simbolo di Saturno è la pietra, il cubo, particolarmente la pietra nera o il cubo nero, e questo ovviamente è presente anche nella storia pre-islamica e poi nella storia islamica. Sempre nell'articolo possiamo leggere: la pietra nera della Kaaba, custodita, quindi la pietra nera della Kaaba, che come sappiamo è oggetto di pellegrinaggio addirittura obbligatorio per ogni islamico, no? Quindi c'è questa sorta di cubo, proprio di cubo all'interno coperto con un velo nero, no? E in questo luogo sacro dell'Islam alla Mecca è presente in questo pellegrinaggio obbligatorio che devono fare tutti gli islamici almeno una volta nella vita, sempre che ne abbiano la possibilità, c'è custodita proprio anche la pietra nera. La pietra nera della Kaaba, dice l'autore, custodita da Hobal o Bal nell'Arabia pre-islamica, si dice che avesse funzioni oracolari e sovente Hobal, questo dio preislamico, viene accostato a Saturno, tanto più che l'idolo del dio era in tempi preislamici posto sulla bocca di un pozzo, ora prosciugato a destra dell'ingresso del santuario. Questo riferimento è proprio al fatto che Saturno, che pure è al punto più alto, più lontano del cielo, secondo gli antichi, allo stesso tempo esplica la sua azione, diciamo, nelle profondità della terra. C'è questa apparente contraddizione. E proprio in moltissime culture, compresa quindi quella islamica, veniva posta una pietra cubica in un pozzo o comunque nel luogo di fondazione di una città, al fine di impedire alle acque caotiche che sarebbero, diciamo così, che si muovevano sotto alla terra, di emergere con la loro forza distruttrice e distruggere tutto ciò che veniva creato. Questo è qualcosa di connesso proprio, questo mettere questa pietra cubica, spesso anche nera proprio, comunque non necessariamente nera, purché fosse una pietra cubica. In questo luogo sotterraneo dove poi si edificava qualcosa, o nei pozzi, per esempio, serviva proprio a fermare queste acque. E questo ci dà l'idea di un Saturno che svetta nell'alto dei cieli, ma allo stesso tempo è signore anche delle profondità della terra e può bloccarne alcune o fermarne alcune capacità distruttrici. Quindi questo riferimento dell'autore è assolutamente corretto. Infatti, questo idolo, l'idolo del dio, l'idolo di Obal, nei tempi preislamici, Obal che viene appunto accostato a Saturno, a detta di Alberuni, che credo sia uno studioso arabo,
Questo idolo aveva proprio la funzione di impedire all'acqua di salire. Ecco, questo è tipicamente un elemento saturnino, presente in sostanzialmente tutte le tradizioni, ivi incluse quelle, diciamo, di origine indoariana, come quella romana, come quella greca, e non soltanto, anche in parte quella indiana. Andiamo ancora avanti e vediamo ancora che il babilonese, il semitico babilonese Baal o Bel o Ea, è collegato anch'esso con proprio con Saturno. E ne abbiamo evidenze sia da un punto di vista simbolico, sia da un punto di vista mitologico. Inoltre, l'autore dell'articolo, in nota al numero 4, fa presente che il fatto che nel Corano compaiano esplicite condanne del politeismo e in particolare della triade femminile delle popolazioni del Hijaz, e manchi invece qualsiasi riferimento al signore della Kaaba, ha fatto ipotizzare al Wellhausen, uno studioso, che Hubal o Baal e Allah, l'attuale Dio cioè, della religione islamica, costituissero una medesima divinità. E non è mancato chi ha suggerito che il nome della divinità meccana potesse rappresentare l'arabizzazione del dio arameo Baal. Quindi ci sarebbe una vicinanza, almeno secondo Wellhausen, tra Ubal o Baal, il dio principale della pietra nera della Mecca preislamica, e Allah, il dio islamico, il dio dell'Islam, anche egli tra l'altro presente diciamo nel pantheon preislamico e che poi si è affermato come dio unico, che potrebbero essere proprio una medesima divinità, almeno secondo questo studioso. E è da notare che Obal era raffigurato, e questo credo sia molto importante, come un vecchio con un arco e sette frecce. Sette, appunto, è connesso ovviamente con Saturno, dalle virtù oracolari, al pari di Shani in India. Shani in India proprio Saturno. Massimo Campanini, tra i massimi esperti dell'Islam, né il Corano e la sua interpretazione, paragona apertamente Allah a Marduk e a Ptah, i demiurghi di Babilonia e d'Egitto. E andiamo ancora avanti. Quindi in questo senso Allah non creerebbe ex nihilo, ma in perfetto stile demiurgico si troverebbe a modellare tramite la parola una materia preesistente. È noto infine che durante il pellegrinaggio annuale dell'Hajj, i pellegrini islamici effettuino sette giri attorno alla Kaaba, attorno alla pietra nera della Kaaba, imitando così il moto delle sfere planetarie, testimonianze e resti incompresi di antichi culti astrali soppiantati. Lo Hajj, quindi questo pellegrinaggio, del resto, si effettuava ben prima dell'avvento dell'Islam. E c'è da dire che moltissimi arabi, gli antichi arabi, furono sicuramente dei grandi astrologi, sicuramente grandissimi studiosi del cielo. Quindi vediamo che, per quanto attiene alle religioni semitiche o dell'area comunque della Palestina e del vicino Oriente antico,
le divinità erano, andando a tirare le somme, andando a vedere dietro la singola manifestazione, erano o rappresentazioni, se vogliamo, di Cronos, Saturno, o perlomeno avevano dei tratti simbolici, numerologici e mitologici, certamente, e devo dire veramente indiscutibilmente da questo punto di vista, collegati con Saturno, con il settimo pianeta, con il grande regolatore del karma. Il fatto che i popoli semitici avessero una particolare e in qualche modo poco evidente, ma comunque decisamente presente, connessione con questa divinità, con questo pianeta, con questa forza cosmica saturnina, lo vediamo anche da un imperatore romano di era molto tarda, che è stato proprio Elio Gabalo. Elio Gabalo, che fu un imperatore della fase più disordinata forse di Roma, era di origine siriana, e in Siria proprio c'era il più importante o uno tra i più importanti santuari dedicati al sole inteso proprio come Helios. E in questo senso però è molto interessante vedere che dietro Helios, dietro il Sole, dove c'era appunto questo santuario che era tra i più importanti dell'antichità in Siria, dedicato al Sole, ecco, sotto il Sole, nascosto, sussunto, dietro al Sole, c'è Cronos, c'è Saturno. Ancora una volta, questo vero sole che in un certo senso si nasconde dietro il sole visibile o è il vero reggente del mondo planetario, dei mondi planetari, del sistema solare. Ecco. E in questo senso l'autore dell'articolo ci dice, per renderci conto proprio di questo fatto, cioè che sussunto sotto il sole è presente Saturno, dobbiamo guardare al suo santuario maggiore, a Emesa in Siria. Qui era presente il Tempio del Sole, detto El Gabal, ellenizzato appunto in Elogabalos, da cui il latino Heliogabalus, e notare l'associazione quasi naturale tra El e Helios, chiusa parentesi, che prevedeva l'adorazione di una pietra nera di forma conica, regolarmente oracolare, che venne portata a Roma quando il suo sommo sacerdote divenne imperatore nel III secolo. Quindi nel luogo di massima adorazione del sole vi era, in Siria appunto, vi era una pietra nera di forma conica, oracolare, e non ci dimentichiamo che nel mondo antico tutto quello che era oracolo, le pietre oracolari, meglio, tutte le pietre oracolari erano collegate a Saturno, e questa pietra venne portata a Roma quando Elio Gabalo, questo anche discutibile da molti punti di vista, imperatore molto incapace nella gestione politica, tanto che non ebbe storia lunga, però appunto nel III secolo, quando divenne imperatore, portò con sé questa pietra. El Gabal pare che abbia proprio il significato di Dio pietra, e anche la variante El Gabel, ossia Dio creatore o Dio formatore, si sposa bene con la conclusione saturnina. Non è raro rinvenire nell'area siro-arabica l'adorazione di pietre, tra virgolette, l'autore mette solari,
in realtà saturnine, solitamente nere. Celebre esempio già citato, la pietra nera di Lamecca. Né si dimentichi la pietra nera di Cibele a Pessinunte. Giovanni Filoramo, nel suo testo sull'Islam, ci ricorda che, anticamente, ai quattro angoli dell'Arabia fossero custodite quattro pietre nere, di cui oggi solo una, proprio quella di Lamecca, sopravvive. E andando avanti vediamo che persino il solarissimo, ancora tra virgolette, Mitra, viene talvolta, e io direi spesso, anzi per la verità direi che questo è un dato di fatto, viene accostato a Saturno. Tal proposito, Franz Boll, uno studioso, credo fosse un antropologo, evidenzia che i popoli dell'Asia centrale venerano l'astro di Afrodite chiamandolo Iside, chiamando invece quello di Saturno Mitra Helios. Il pianeta Saturno è quindi identificato con Mitra Helios. E questo è veramente particolare, perché Mitra Helios, il Sole, per la verità, nasconde il pianeta Saturno. Sorge forte in noi la suggestione che Mitra sia l'aspetto, e attenzione, qua vi prego di ascoltare con attenzione perché da qua si svilupperà l'altra riflessione di questa trasmissione fondamentale, di questa puntata fondamentale. Quindi sorge in noi la suggestione che Mitra sia l'aspetto benefico di Saturno, in contrapposizione alla faccia oscura, ossia l'avversario, Ahriman, Samael, o Samael, pieno di morte, nello zervanismo apertamente associato a Saturno Kewan, il demone planetario più nefasto dei cieli. E Saturno veniva definito nello zervanismo proprio morte per le creature. Quindi abbiamo parlato di un possibile aspetto benefico di Saturno, ma abbiamo anche visto che molto spesso l'emanazione della forza saturnina, soprattutto in maniera occulta, prende delle forme di natura demiurgica, non esattamente positive. Non dimentichiamo, per esempio, che proprio a Baal si officiavano dei sacrifici di sangue, anche particolarmente crudi, perché riguardavano degli infanti. Almeno questo è quello che la storia ci tramanda. Abbiamo parlato sinora di divinità di origine semitica, quindi Baal, il dio ebraico, alcuni dei assiro-babilonesi e le divinità dell'Arabia pre-islamica e poi Allah, il dio islamico. Facciamo ora un breve excursus, un piccolo approfondimento invece sull'Egitto e poi anche sulla Grecia, quindi su tradizioni che non sono di natura semitica, ovviamente. Quella egiziana potremmo forse dire che è autoctona, anche se qualcuno direbbe probabilmente che viene da una tradizione ancora più antica, forse quella atlantidea. In ogni caso, gli stessi egiziani sappiamo che dicevano della propria civiltà che derivava da una civiltà molto più antica, e che le piramidi, questo lo affermano gli egiziani nei loro geroglifici, derivavano da una popolazione molto più antica della loro che aveva solcato quelle terre in altre ere, e questo lo dicono per l'appunto gli antichi egiziani. E questo ci deve far riflettere: non necessariamente tutto è sempre mitologico e tutto quello che affermavano
i popoli antichi era necessariamente una scemenza di gente con troppa fantasia. Ma magari di questo parleremo un'altra volta. La cultura greca sicuramente semitica non era, perché è di origine indoariana. In questo senso, quindi parlando prima degli egiziani, Giorgio de Santillana, che è stato un grandissimo studioso, nel libro Le origini del pensiero scientifico, vi rimando sempre al link in descrizione di questo interessantissimo articolo su Axis Mundi. Comunque, Giorgio de Santillana scrive: in un'opera peraltro ottima ed autorevole sull'Egitto, troviamo che il sole, Amun-Ra, è rappresentato dalla tradizione come il primo re dell'Egitto, il che dimostra che la civiltà egizia era solare, come tutte le civiltà essenzialmente agricole. Ma altrove l'autore deve ammettere l'esistenza di un dio re ancora più antico, e cioè Ptah, signore di Menfi, capitale originaria del Regno Unito, ovvero ovviamente dell'Alto e del Basso Egitto. Siamo così costretti a concludere che Ptah fosse un'altra versione del dio solare. Un ostracon demotico, quindi una prova, insomma, un manoscritto, mettiamola così, la cui testimonianza è il suo peso, afferma chiaramente che la stella di Ra, ovviamente Ra è la divinità solare per eccellenza, è Cronos, cioè Saturno. Quindi abbiamo un ostracon demotico, la cui testimonianza afferma chiaramente che la stella di Ra è Cronos, cioè Saturno. Siamo quindi indotti a supporre che il Sole si fosse sovrapposto al ruolo originario di Saturno, tanto più che le tavolette cuneiformi astronomiche chiamano Saturno col nome del Sole, Shamash, e che vi sono motivi sufficienti per ritenere che il Sole dei Greci sia Cronos, ovvero sia Saturno, ogni volta che di esso si parla come Helios, il Titano. Ciò è irrilevante, diranno i filologi ferrati. Si tratta solo di un ostracon tardo, cioè di una testimonianza tarda, e invece il buon metodo filologico ci insegna a non tener conto delle testimonianze tarde. Questo è quello che direbbero i filologi secondo Santillana, il quale però prosegue: tutto bene, ma essi, cioè questi sempre pronti a dispensare insegnamenti filologi, avrebbero potuto tener conto del fatto che Ptah, fin dagli inizi, porta il titolo di Signore del Cielo Trentennale, cioè del periodo di Saturno. Sappiamo che Saturno ha un periodo di rotazione intorno al Sole di 30 anni. Basterebbe questo a dimostrare, visto che si chiamava Signore del Cielo Trentennale sin dagli inizi, Ptah, basterebbe questo a dimostrare che, antico o recente che sia, l'ostracon dice il vero. Se non che 50 anni fa un grande egittologo, il Breasted, scrisse come cosa già nota che il culto stellare aveva preceduto il culto solare. Ma lo si dimenticò, sempre tutto da rifare. In Cina, prosegue poi Santillana, che fu certamente un altro stato agricolo, almeno agli inizi, Saturno era la stella imperiale. Possiamo dunque vedere che, nascosto dietro il sole, probabilmente come frutto di un simbolismo molto più antico di quello a nostra conoscenza, che è il simbolismo stellare e non quello solare, il riferimento celeste non era tanto il sole, ma che in realtà fosse proprio Saturno. E questo è un elemento di estremo interesse, perché noi siamo portati a ritenere che il centro di ogni, sostanzialmente di ogni religione, sia sempre o quasi sempre solare. E in effetti questo è vero per la nostra era. Ma è altamente probabile,
almeno da un punto di vista di interpretazione simbolica, che c'è stata un'altra era di cui non abbiamo più ricordo, dove il punto di riferimento simbolico, chiamiamolo così, dell'uomo non era tanto solare, ma era stellare. E in questo senso, questo culto stellare è confluito e si è nascosto dietro il culto solare e dunque ha lasciato delle tracce. E andando a vedere bene, andando a vedere in profondità, vediamo che dietro al culto solare proprio di tutte le tradizioni più recenti, si trovano ancora le antiche tracce del culto stellare, che era con ogni probabilità molto collegato con Saturno, con la stella Saturno, perché così veniva chiamata la stella imperiale, per esempio in Cina. Era visto come una sorta di sole. Ecco. E da questo punto di vista dobbiamo quindi risalire molto indietro nella coscienza umana, ma molto indietro non significa più in basso. Noi siamo portati a ritenere che gli antichi avessero meno coscienza e meno conoscenza di noi. Per la verità ne avevano molta di più. E quindi il culto stellare, probabilmente dovuto anche a differenti posizionamenti degli astri nel cielo rispetto a come lo vediamo oggi, ci porta sicuramente una conoscenza primigenia, una conoscenza sicuramente arcana e ci può consentire di comprendere molti aspetti che magari non riusciamo a comprendere e ci può dare magari alcune informazioni sulle quali riflettere che possono migliorare il nostro livello coscienziale perché magari ci danno delle parti del mosaico che ci mancano, che ci sfuggono. E qua vediamo in effetti che Saturno, ancora una volta, lo troviamo in un certo senso nascosto dietro il culto solare. C'è da dire poi che Roma, e qua entriamo in un argomento purtroppo poco trattato, ma di enorme interesse. Roma, secondo il mito arcaico, fu proprio retta nell'età dell'oro da Saturno. Saturno arrivò a Roma, nel territorio del Lazio, diciamo così, andandosene, se non ricordo male, dall'Anatolia, questo adesso esattamente non ricordo da dove partì Saturno, ma approdò sulle coste del Lazio e trovò Giano, Giano che è questa divinità assolutamente fondamentale per i romani e che ha molti collegamenti con Saturno che adesso andremo a capire. Giano fu accogliente nei confronti di Saturno, quindi lo accolse. Saturno insegnò agli uomini l'agricoltura, insegnò agli uomini come si piantano le sementi e in generale resse, governò i tempi antichi in una maniera così armonica, così luminosa, così solare in un certo senso, che questo viene ricordato come l'età dell'oro, proprio nella tradizione romana, attenzione, quindi ci stiamo avvicinando sempre di più alla nostra Italia. E del resto questo collegamento positivo, benefico tra Saturno e Roma, è un collegamento che si estende a tutta la penisola italica. Tutta la penisola italica, in effetti, aveva ed ha
forti collegamenti di natura simbolica, mitologica, ma anche cosmologica con il pianeta Saturno. In una forma però, vediamo, benefica, non è non si manifesta questa potenza saturnina in una forma demiurgica cattiva, tra virgolette, o nefasta, o negativa, o parassitica, ma si manifesta in una forma demiurgica, demiurgo significa artigiano, quindi in una forma, diciamo, di governo estremamente invece benefica, umanistica, giusta, tanto da far vivere agli uomini e a tutta la natura un'era d'oro. E questa è proprio la tradizione romana che ce lo ricorda. E ne abbiamo un altro esempio, come abbiamo visto, anche nella tradizione greca. Crono è sì colui che mangia i figli, ma è anche colui che gestisce un tempo sacro, un tempo diverso. Quindi vediamo che questo Saturno, questa potenza cosmica saturnina, può avere due volti o due facce. Una faccia metallica, una faccia terribile, cacodemonica, aggressiva, violenta e parassitica e di un governo spietato delle genti, ma può anche essere colui che porta verso vette superiori, verso una luce superiore, verso una vita migliore. E qua dobbiamo quindi introdurre il concetto di doppiezza di Saturno, che è qualcosa di cui io non sento purtroppo molto parlare e invece è qualcosa di fondamentale. Saturno possiede due qualità. La prima, se vogliamo, rappresentata in un certo senso dalla metà inferiore rispetto agli anelli che lo circondano. Questa ovviamente è una rappresentazione del tutto allegorica, magari non solo, però principalmente allegorica. Ha una qualità comunque arcontica, ha una qualità distruttrice, metallica, divoratrice. È il crono che mangia i propri figli. Se vogliamo, proprio parassitico, attaccato al potere, ha il potere e ne vuole sempre di più, tanto che arriva ad uccidere i propri figli nella paura che questi lo possano detronare, cosa che poi accade con Zeus. Ma la parte benefica di Saturno, rappresentabile allegoricamente come la parte superiore rispetto agli anelli che lo cingono, è invece la via di accesso, la porta di accesso al mondo delle stelle, al mondo stellare. È come se fosse, questo termine viene usato a parere mio molto impropriamente, ma comunque, credo che in questo caso lo possiamo utilizzare con cognizione di causa. Saturno è un po' il guardiano della soglia. E ha un doppio volto, o magari ha un unico volto, e dipende da come lo si attiva, ecco, in un certo senso. E questo volto può essere terrifico, terribile, mostruoso, violento, sanguinario,
demiurgico nel senso cattivo del termine, arcontico, metallico, oppure può essere aureo, può essere benevolo, può essere colui che ci introduce verso, dopo averci ovviamente testati, quindi dobbiamo essere in grado di poter passare per quella porta o per quel cancello o per quella soglia, ci fa entrare, ci consente l'accesso verso dimensioni ontologicamente superiori, migliori, verso il mondo delle stelle. Usciamo dal sistema solare. È vero che poi l'astronomia moderna ha scoperto che c'è anche Nettuno, ha scoperto che c'è anche Plutone, ma dobbiamo considerare che stiamo parlando di un pianeta che, nonostante le nuove scoperte scientifiche, mantiene comunque una sua centralità in quanto altro sole del sistema solare. Tanto che un po' provocatoriamente potremmo dire che il sistema solare, e ripeto provocatoriamente, non da un punto di vista scientifico, ma sulla base di tutto quello che abbiamo detto sinora, possiamo affermare che in un certo senso il sistema solare ha due soli, è un sistema a doppia stella. Il Sole, Ra, Helios, e Saturno, Ptah. E in un certo senso Saturno è quello a cui Saturno porta, quindi il culto stellare e la via di accesso alle stelle, all'oltre il sistema solare, a stati di coscienza che vanno oltre il sistema solare, si è andato a confondere, si è andato a miscelare con il culto solare stesso, si è andato a nascondere dietro il culto solare, diventando un tutt'uno con esso, tanto che, come abbiamo visto, la divinità per eccellenza solare egiziana, Ra, nasconde Ptah, nasconde Saturno. In un certo senso siamo in un sistema a doppia stella, ecco, una che si vede e una che, pur non vedendosi così tanto, a parte che di notte si vede come, ma comunque gestisce le sorti del nostro sistema, ecco, il nostro sistema planetario. Saturno viene chiamato anche il lento, proprio per questo suo moto trentennale, e è un grande osservatore di quello che accade nella Terra, di quello che accade a livello planetario. Ed è lento nelle sue decisioni, ma è anche implacabile. Ecco. E quindi è molto importante, dal mio punto di vista, comprendere questo duplice aspetto di Saturno, l'aspetto metallico arcontico e l'aspetto aureo divino superiore, che apre le porte verso il mondo superiore, benevolo. E in questo senso, e qua Gurdjieff lo spiegò in una maniera molto criptica, ma lo spiegò, l'accesso al mondo stellare significa l'accesso a diversi stati di coscienza, e per mondo stellare principalmente dobbiamo intendere l'orsa, dobbiamo intendere Alfa Draconis, quindi la costellazione del drago, dobbiamo intendere Sirio, dobbiamo intendere in generale quello che appunto potremmo chiamare l'asse immobile nel cielo e quello che gli ruota intorno, come
con una particolarità molto marcata per Sirio, che a sua volta è connesso con il Sole, e per quello che riguarda il grande carro, chiamiamolo così, e il piccolo carro, e il loro roteare rispetto al polo nord celeste, divisi dalla costellazione del Drago. Di questo ne parleremo se sarà corretto e opportuno, in altre puntate. Comunque, questo intanto vorrei già condividerlo con gli ascoltatori, l'accesso al mondo stellare significa proprio la possibilità di cominciare a relazionarsi in un certo senso con quel centro immobile, con quel Axis Mundi che è il polo nord celeste, e questo polo nord celeste costituisce un'altra porta, no? Verso qualcos'altro che è addirittura l'oltre cosmo, quindi dal mondo delle stelle, dal mondo stellare. Andiamo verso il mondo ultracosmico, andiamo fuori in un certo senso, da tutte quelle leggi che fanno parte dell'universo. Andiamo verso l'ultracosmico, se vogliamo, potremmo definirlo come il mondo dell'intelletto plotiniano. Il tempo, lo spazio, l'energia sono completamente diversi rispetto a quelli del reame intracosmico, quello che sta al di sotto del polo nord celeste. E c'è una importanza estrema del grande carro e del piccolo carro che roteano, in un certo senso, intorno al polo nord celeste, e che sono, per una ragione molto intensa, divisi dalla costellazione del Drago. La costellazione del Drago rappresenta molto di più, ma se vogliamo, rappresenta anche quella terza forza di cui parlava Gurdjieff e che completa e consente lo sviluppo delle due forze, quella passiva e quella attiva, rappresentate rispettivamente dal piccolo carro e dal grande carro. Non è solo questo la costellazione del Drago, ma se vogliamo è questa natura primordiale che si esprime nel Tai Chi, nel cosmico. E anche questo credo che sia un qualcosa da comprendere. Tornando quindi a Saturno, abbiamo visto che, e poi parliamo di attualità riferita a Saturno proprio, e quindi parliamo di quello che accadrà o sta accadendo ora. Comunque abbiamo visto che Saturno si nasconde dietro molte manifestazioni di divinità. Nella zona semitica sembrerebbe che Saturno si manifesti di più nell'aspetto arcontico demiurgico, quindi in un senso di controllo, in un senso di gelosia, in un senso di comando, di duro comando. E abbiamo visto, con un breve excursus, perdonate un po' le stanchezze con questa puntata un po' complicata, abbiamo visto che tutte le popolazioni semitiche nascondono questo, in un certo senso, elemento saturnino dietro le loro divinità maggiori, a livello sia simbolico, sia numerologico, sia cosmologico.
ma a livello anche proprio di insegnamenti delle religioni. Abbiamo invece visto che in Egitto c'è una sopravvivenza nel culto solare di Ra, del culto stellare di Ptah, e abbiamo anche visto che in Grecia, così come poi a Roma, Saturno ha tratti apparentemente sempre di controllo, di karma, ma non è così tanto vero, perché Saturno rappresenta anche in Grecia, Cronos, rappresenta anche un tempo non semplicemente conseguenziale, ma anche un tempo sacro, se vogliamo, assimilabile al Kairos. E di questo ne parlava credo anche Cicerone, proprio, magari se ritrovo la citazione ve la leggo. A Roma vediamo che Saturno si manifesta invece particolarmente proprio nel suo volto benevolente. E tutta l'Italia, se è terra benedetta, è terra benedetta grazie proprio a questo influsso positivo, aureo, di Saturno. E quindi questi sono elementi sui quali riflettere. Non sono una conoscenza, per così dire, vuota o del tutto teorica o del tutto astratta. Sono elementi di una concretezza estrema, perché sono le corde profonde dalle quali si sviluppa la realtà, dalle quali si sviluppa la vita umana, il pensiero umano, la mente umana. E proprio su questo aspetto dobbiamo cercare di capire un punto fondamentale. Saturno, in un certo senso, è una forza planetaria, una forza divina, endocosmica, planetaria, particolarmente, potremmo dire, equanime. E quindi non si manifesta tanto in una maniera demiurgica o in una maniera aurea da sé, ma si manifesta in maniera aurea oppure demiurgica, metallica, sulla base di come, tra virgolette, viene attivato dagli uomini, sulla base di come viene sollecitato dagli uomini. È un Dio giusto e quindi dà ad ognuno ciò che merita. Se chiedi degenerazione, metalli, degrado, controllo intendo arbitrario, tipo allevamento, no? Ok, avrai quello. Se invece chiedi, anzi non chiedi, non è questione di chiedere, se attivi la versione o il volto o il lato della medaglia, ecco, e qua veniamo a Giano, no? Aureo, avrai quello che hai attivato, cioè l'accesso a forme di vita superiori, a forme di esistenza superiori, a una vita superiore. Il problema è che l'umanità, soprattutto in quest'era e in maniera occulta, nascosta, sta attivando sempre di più, tra virgolette, utilizzo questo termine attivazione in maniera del tutto impropria, scusatemi, ma è l'unico modo per capirci in un contesto divulgativo.
L'umanità sta volutamente attivando l'aspetto più metallico, demiurgico e di duro governo di Saturno, piuttosto che l'aspetto aureo. E non lo sta facendo tanto e solo l'umanità, chiamiamola ordinaria, ma lo stanno facendo in tutti i modi i gruppi controiniziatici che costituiscono la piramide invertita del potere, che attualmente domina l'umanità. Come lo fanno? In tutte le maniere possibili e che siano utili a questo scopo. Quindi parliamo di rituali di sangue. La controelite che in questo momento domina il pianeta compie rituali di sangue di tutti i tipi, di un sadismo e di una degenerazione assoluti e che normalmente coinvolgono purtroppo infanti, normalmente utilizzano da un punto di vista rituale bambini che non abbiano ancora, bambini maschi, che non abbiano ancora sviluppato i primi peli e che abbiano ancora la voce bianca, e bambine che non abbiano avuto il primo menarca, questo per una serie di ragioni sottili. E veramente ne combinano di tutti i colori. Torno a ripetere che se ritenete e volete rischiare di vomitare o di rompere la televisione, potete guardare Salò o le 120 giornate di Sodoma di Pasolini, e in questo senso potrete capire qual è il contesto controiniziatico nel quale purtroppo certi rituali si verificano, e tendenzialmente qual è questo esercizio del potere completamente arbitrario, sadico e completamente degenerato che viene utilizzato in quel tipo di contesti. Questi rituali sono rivolti proprio a, scusatemi ancora per l'utilizzo di questo termine che giudico improprio, ma va utilizzato questo e non altri, per attivare, vengono effettuati questi rituali per attivare l'aspetto cacodemonico di Saturno, l'aspetto metallico, l'aspetto del governo e del controllo con il pugno di ferro. Da questo punto di vista, lo shabbataismo franchismo è sicuramente uno, come credo ormai sappiate, è uno tra i gruppi che stanno al vertice della piramide invertita del potere, uno dei gruppi apicali, e Shabbat Ezer, nel suo stesso nome, da sabato, no? È collegato con questo volto potenzialmente tetro di Saturno. Lo shabbateismo franchismo è un sistema controiniziatico che muove e attiva l'aspetto demonico, cacodemonico, metallico e spietato di Saturno. E magari si può approfondire, ma sappiate che lo stesso Shabbatai Zevi era molto connesso con questa parte cacodemonica e demiurgico-arcontica del pianeta Saturno, della forza Saturno, della forza planetaria Saturno. E questi rituali che egli prese anche da alcuni
rituali semitici antichi servono proprio a sviluppare nel mondo queste qualità saturnine negative. Del resto c'è anche da dire che anche alcune organizzazioni occidentali, che sono direttamente o indirettamente connesse con lo shabbataismo franchismo, quindi gruppi di magia cerimoniale occidentali, presenti un po' anche in tutta Europa, presenti in tutta Europa, presenti negli Stati Uniti, in Sud America, in Gran Bretagna, soprattutto nella zona comunque della Germania, si rifanno espressamente proprio a Saturno. Parliamo di gruppi assolutamente controiniziatici che addirittura hanno nel loro nome un esplicito riferimento a Saturno. E diciamo che questi gruppi sono delle diramazioni o degli spin-off, ecco, in un certo senso anche autonomi, di quella organizzazione. Certamente contro iniziatiche, qua può piacere o meno, ma le cose vanno dette come vanno dette. Poi ci saranno elementi migliori, elementi peggiori, realtà migliori e realtà peggiori, ma in ogni caso la matrice quella è, quella va detta. Quindi questi gruppi metallico-saturnini sono degli spin-off, spesso autonomi, a volte no, di quella realtà internazionale che è stata fondata da Crowley, il quale, tra l'altro, ideò tutta una serie di rituali o si lasciò così, potremmo dire che si lasciò anche ispirare da alcune particolari entità nefaste nell'ideare alcuni rituali assolutamente abnormi, i quali proprio tali rituali vanno a creare una situazione da un lato di anarchia morale ed etica e dall'altro lato vanno a creare una presa di potere da parte di entità oscure. Ecco, perché quello che va capito è che questo aspetto arcontico, demiurgico, metallico di Saturno che queste realtà cercano di attivare comporta da un lato una meccanicità estrema del sistema umano, sociale, mentale e quant'altro. Da un altro lato crea una degenerazione morale e etica incredibile. Quindi non è più non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te, ma diventa qualcosa del tipo crea il peggiore disordine possibile. Non è più la società deve essere retta sulla base di principi giusti, ma crea più anarchia morale e etica possibile, propagandala in tutti i modi. Quindi vediamo che c'è proprio una inversione, no? In un certo senso Saturno è sia oro che nel suo aspetto invece più negativo, piombo velenoso. Queste società, il lavoro che fanno è non solamente quello di toccare e di far manifestare forze saturnine cacodemoniche, ma è anche quello di degenerare sempre di più l'essere umano
al fine di prenderne proprio il controllo, perché Saturno ha anche questa particolarità, questa forza che è Saturno, la particolarità del controllo con il pugno di ferro, che può essere qualcosa di simile ad alcune dittature meccanicistiche del Novecento, il nazismo, il comunismo stalinista, eccetera, ma può anche essere un controllo molto più subdolo, un controllo basato sulla completa degenerazione, quindi un controllo occulto, subdolo. E da questo punto di vista è quello che gli attuali poteri contro iniziati ci stanno cercando di realizzare. Qualcosa di più simile a quello che raccontava, che narrava Huxley, quel tipo di controllo, ecco, dove la droga non manca mai, il sesso non manca mai, il sesso ovviamente non inteso in senso sano e piacevole, ma in un senso assolutamente degradato e degradante, ecco. E non manca mai questo panem et circenses, per il popolo che però deve sacrificare se stesso e la propria dignità ai suoi occulti governatori. Ecco. Tra l'altro, per quanto riguarda lo sciabbateismo franchismo, proprio nel mio libro troverete dei riferimenti anche a questo aspetto, nel mio secondo libro, La lampada della comprensione. Troverete degli aspetti anche non proprio espliciti, ma più impliciti, a partire proprio dalla copertina, proprio a questo aspetto di venerazione dell'aspetto metallico saturnino dello sciabbateismo franchismo. Lo troverete anche tra le righe del libro, in maniera non esplicita, ma più implicita o in qualche modo accennata. Considerate che attualmente le varie organizzazioni internazionali, per esempio, sono tutte a fondamento, addirittura simbolico dichiarato, cioè mettono proprio i simboli, a fondamento metallico saturnino. Dobbiamo però considerare, e con questo vado a chiudere, che Saturno, così come Giano, presenta due possibilità, due ordini di possibilità. E noi stiamo attivando solamente, o meglio, l'umanità, perché segue come uno stupido gregge i suoi cattivissimi governatori, i suoi pastori cattivi in questo senso. È un'umanità che dorme, è un'umanità ridotta ad uno stato robotico. Ecco, dobbiamo considerare che c'è un'altra possibilità, che è quella di attivare invece l'aspetto benevolo, colui che apre la soglia diciamo, ci apre il cancello e ci consente di uscire e andare verso luoghi migliori. E allora dovremmo cominciare ad attivare questo lato, questa possibilità di Saturno, quella aurea. Come? Prima di tutto fuggendo dalla meccanicità. Più c'è meccanicità, più c'è robotizzazione, più c'è input-output nella mente dell'uomo, più ancora che all'esterno, e più l'uomo si trova in catene e non potrà mai uscire. Addirittura dal regno della luna, non potrà mai uscire, sarà sempre in catene, sia in vita che dopo la morte. Invece, uscendo dalla meccanicità dei pensieri, delle emozioni, dalle reazioni automatiche, psicoemotive,
e questo lo spiego, cerco di spiegarlo, c'è anche una puntata, tra l'altro, che si chiama proprio la rettificazione orizzontale, ma cerco di spiegarlo più approfonditamente nei miei due libri. Ecco, uscendo da questo stato disordinato, caotico, meccanico, robotico, input-output, uno stato che è mentale, emotivo, psicologico, psichico, ed entrando invece in uno stato di partecipato distacco, quindi prima di tutto rettificando il proprio psichismo, la propria massa mentale, che include ovviamente non solo i pensieri ma anche le emozioni, portandola a perdere questa meccanicità assolutamente ipnotica e quindi in un certo senso destandosi, risvegliandosi lentamente e scoprendo quella scintilla divina che è dentro di noi e che è aurea, è già aurea, ok? È già di un piano superiore rispetto al cosmo addirittura. Ecco, consentendo a questa possibilità, a questa potenzialità che tutti gli uomini hanno di manifestarsi, allora potremo attivare per noi e anche per il resto dell'umanità, diciamo, la parte aurea di Saturno, la parte benevola, quella che creò l'età dell'oro. Dipende in ultima analisi da noi. E quando io parlo di far filtrare luce, parlo proprio di questo. Nel momento in cui si fa filtrare luce su di sé, con una rettificazione prima orizzontale, poi anche verticale, sino ad arrivare a quel salto supremo, che è l'unione con l'assoluto, l'identità suprema. Ecco, allo stesso tempo si fa filtrare luce anche intorno a noi. E Saturno, questa forza divina, può essere in questo senso il nostro più grande alleato o il nostro più grande nemico. Così come del resto la nostra mente può essere la nostra più grande alleata o la nostra più grande nemica. Quindi dipende molto dall'utilizzo che noi facciamo delle possibilità che ci sono date. Del resto, a ognuno, secondo la giustizia di Saturno, viene dato ciò che merita, non a tutti uguale, ma a ciascuno il suo. E questo è un insegnamento di cui prendere atto. E allora cerchiamo di prendere dal grandissimo potere di questo sole nascosto che è Saturno, cerchiamo di prendere l'aspetto benevolo, umanistico, aureo, luminoso, che spalanca le porte verso dimensioni migliori di coscienza. E così facendo, faremo filtrare questa, stupenda luce, questa coscienza migliore, più raffinata, non solamente su di noi, ma anche sul mondo intero. E questo credo che sia qualcosa di molto importante, davvero, soprattutto in questi tempi bui. Tempi bui che comunque non sono la fine dell'umanità. L'umanità non finirà nel buio, ma finiranno nel buio coloro che hanno cercato il buio. Andranno invece verso la luce coloro che si sono ridestati e hanno deciso e hanno agito, attenzione, per risvegliare la luce che è in sé e quindi anche consentire agli altri, in un certo senso, forse aiutarli perlomeno a destare la luce che è anche loro. Tutti gli uomini hanno questa aurea possibilità. Vi ringrazio, vi saluto. E ciao Fabio.